Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina lungo il tragitto che mi vede andare verso il mio negozio, verso il mio posto di lavoro. Io ho un'attività di informatica a Siracusa e servizi vari in via Reverone II al numero 12 e chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina, la domenica chiuso per riposo settimanale. In questa diretta, per chi non lo sapesse, io mi occupo di cosa pubblica, nel senso argomenti, problematiche della città, a volte parlo del mio lavoro, a volte parlo di argomenti che possono essere nazionali, regionali e quant'altro. Questo fine settimana ci sono state le elezioni politiche regionali, io ho dovuto staccare 2 o 3 giorni semplicemente perché, avendo fatto il presidente di seggio, mi sono impegnato, e per cui è stato un fine settimana sicuramente molto avvincente. Ieri poi, quando sono ritornato, ho fatto la diretta, non l'ho pubblicato, qualcuno mi ha detto: ma perché non l'ha inviato come messaggio? Non ho avuto il tempo, perché io ho perso tutta la giornata a rispondere innanzitutto ai miei clienti e poi a tantissimi cittadini, perché ripeto, noi portiamo avanti tutte le istanze dei cittadini. Perché sono fermo? Sono fermo, messo da parte, adesso me ne vado per farvi vedere una cosa. Una cosa che può essere, secondo me, molto interessante. Senza inquadrare auto, non so se riusciamo a capire a terra il tratto che è stato riasfaltato, che non è la mezza corsia. Hanno riasfaltato solo un lembo. Ma come l'hanno fatto? Lo hanno fatto in una maniera molto particolare, a zig zag. Quindi immaginate voi la macchina scarificatrice, che è quella che toglie la terra da terra, che praticamente fa questo lavoro di escavare il terreno per togliere appunto il manto. Poi immaginate la macchina che si occupa di fare appunto l'asfalto, che anziché andare ad asfaltare tutto il tratto, fa solo un lembo, ma lo fa in maniera non dritta, perfetta, lo fa a zig zag, ad onde. Infatti, se voi venite qua in lago Luciano Russo, ieri un cittadino mi ha mandato un video, che però secondo me si vedevano dark, si sentivano parlare persone, il cittadino stesso che commentava in maniera pesante, non ho voluto ora pubblicare, e quindi lo sto facendo io. Di fatto io mi sto rendendo conto che i lavori che stanno riasfaltando i tratti che sono stati interessati da lavori, suppongo, della fibra ottica, vengono riparati alla meno peggio. Quindi pongo la domanda, che poi è la domanda di tutti i cittadini: ma questi lavori chi li controlla? Come vengono eseguiti? Ma sono a regola d'arte? Specialmente nel manto stradale sappiamo che purtroppo, se non vengono fatti a dovere, si aprono buche. Ora lancio il primo messaggio, la prima fiondata. Pom. Andiamo adesso, ritorniamo al discorso elezioni. Ovviamente nel momento in cui si sono chiuse le elezioni regionali e politiche, adesso gli occhi sono rivolti al prossimo anno a Siracusa in città. Io, come vedete, non sto entrando nel merito di andare a fare un'analisi di quello che è stato il risultato per le elezioni regionali e politiche, essenzialmente perché voi non ci crederete, o molti non ci crederanno. Il dato definitivo per Siracusa non è ancora arrivato, perché ci sono stati fortissimi ritardi, molti presidenti hanno avuto grandi problemi, probabilmente lo dico perché noi siamo andati lenti, abbiamo perso un sacco di tempo a ricontare per far quadrare i numeri, però so che fino addirittura ieri notte ancora qualcuno era in giro, e quindi capisco bene la situazione. Dicevo, adesso l'obiettivo ovviamente verrà puntato, verrà posto sulle prossime elezioni, che sono le amministrative a Siracusa, che suppongo saranno tra maggio e giugno. Adesso la competizione comincia a farsi seria. Fin qui ci sono stati uno sicuro che già è in campagna elettorale da molto tempo per la città, un altro che probabilmente presto si rivelerà, fa un po' di attività, un po' di questo, un po' di quello, prende qualche like. Non lo vedo come sindaco,
però tutto è possibile, la politica è questo, però può essere che si cambi. Lo vedo bene come consigliere comunale, poi vedremo, 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 perché vedremo, perché adesso credo si paleseranno tutti i vari soggetti, candidati, candidate, magari potrebbe esserci un nome femminile di candidata sindaco, chissà. E noi, come quello che abbiamo fatto per le elezioni regionali, andremo a proporre a queste persone, a questi candidati, le nostre idee, le nostre intenzioni, e chi, diciamo, si avvicinerà alle nostre idee, alle nostre proposte, lo supporteremo. Ovviamente adesso parliamo di ambito locale, per cui tutte le persone che ricevono i miei messaggi, grosso modo, conosceranno, quindi parleremo di tanti argomenti, tra cui parleremo sicuramente di sicurezza stradale, parleremo sicuramente di raccolta differenziata, di erbacce, di illuminazione pubblica, tutti quegli argomenti che noi portiamo avanti da molto tempo, non sottovalutando altri argomenti come le deiezioni canine, come il rischio amianto e come, ripeto, tutta una serie di argomenti. Noi saremo lì, man mano che vedremo questi signori e signore che paleseranno le loro intenzioni di candidarsi o meno, saremo lì a fare le nostre proposte. Vabbè, questo chiudiamo la parte politica perché è noiosa e parliamo di altra cosa. Sinceramente mi sarei aspettato stamattina, nel momento in cui aprivo la PEC, di trovare qualche cosa, in realtà nel merito non c'era nulla. Di cosa parlo? Parlo dei buoni spese, pardon, dei buoni voucher per i minori. Come sapete, come ricorderete, si poteva fare la domanda sia per aderire come aziende o associazioni, sia come cittadini. Vado in vendo due date, l'11 settembre si poteva fare la domanda per le associazioni e aziende, il 16 settembre scadeva dal lato cittadino. Ok, chi ha fatto, noi abbiamo fatto, abbiamo presentato ben 4 progetti in collaborazione con i nostri soci e simpatizzanti. Le politiche sociali ci hanno risposto, ci hanno richiesto la descrizione dettagliata dei progetti, cosa che abbiamo fatto, e nulla più. Ho controllato fino a stamattina, nel sito bonospesa.siracusa.it non c'è ancora assolutamente nulla, per cui attendiamo. Mi pare abbastanza strano però che sta andando così lentuccia, e siamo ancora nella fase di inserimento delle aziende, delle associazioni che faranno parte del catalogo. Di cosa parliamo? Parliamo di un voucher da 200 euro che si potranno spendere con dei progetti rivolti ai minori, appunto da utilizzare questo voucher. I requisiti erano persone che avevano, pardon, bambini facenti parte di nucleo familiare, bambini tra i 3 e i 17 anni, nucleo familiare con ISEE bassi, adesso non importa esatto, non mi ricordo più. Ripeto, fin qui non c'è assolutamente nulla. Qualcuno in questi giorni mi ha anche scritto: ho saputo che ci sono i nuovi buoni spesa. No, ma qui, ma fin qui non c'è assolutamente niente. Vediamo, speriamo che adesso, anche perché credo che l'assessora era impegnata in politica, in campagna elettorale, spero che si rimetta a lavorare per dare immediate risposte ai nostri concittadini. Boh, oggi durante la giornata cominceremo a ripubblicare, perché oramai vedo che questa cosa di pubblicare le foto, i video, gli audio non li pubblico, i commenti da parte dei cittadini sta piacendo tantissimo, molte cose per un discorso di privacy e quant'altro non le posso pubblicare, però continueremo adesso a pubblicare, magari metto nelle mie storie su Facebook, su WhatsApp, così per capire se poi le problematiche che comunque riguardano un po' tutti i cittadini. Mi chiedono com'è finita con le terme bizantine, l'area è ancora recintata, ieri notte ci sono passato, ma ho visto che forse si può intervenire, per cui faccio un sopralluogo rapido, spero in giornata, se c'è la possibilità di intervenire, anche se l'area è recintata, ci infiliamo e iniziamo a lavoricchiarci. Probabilmente anche questo fine settimana, quindi se siete disponibili, disponibili, già cominciate a scrivermi che vediamo di organizzarci. Discorso elettrolisi dell'acqua, mi avete scritto in tante per chiedere un nuovo appuntamento, facciamo solo logo qui, facciamo un test lì. Ok, ci siamo, mandate i messaggi, devo ancora pubblicare 2 video, spero di farlo nei prossimi giorni.
purtroppo abbiamo tanto, tanto, tanto di materiale da portare avanti, da lavorare. Qualcuno mi chiede di parlare del mio lavoro inerente, perché io ho risolto un problema enorme a una signora, ma ho detto, guardi signora, è la normalità. La signora ha un cellulare LG con 16 giga di memoria, poi una micro SD da 64 giga come memoria aggiuntiva. Praticamente la signora aveva il problema che tutte le applicazioni gli dicevano che la memoria è obsoleta. Abbiamo fatto alla signora un piccolo corso su come spostare i dati laddove è possibile, attenzione, non sempre è possibile, però contestualmente abbiamo insegnato alla signora come fare a farsi la copia dei dati. Poi la signora mi ha detto, guardi, io sono talmente scarsa e spratica che non ho la minima idea di come fare, lo fate voi, e allora abbiamo preso come lavoro. Praticamente la signora ha voluto salvati i video. Ho spiegato alla signora che i video si possono salvare in tante maniere. Io personalmente, la cosa sembra strana, ma lo consiglio sempre a tutti, oltre a salvare i video su comunque i dati sul supporto, che può essere un DVD, un pennino, un hard disk, io consiglio i video di metterli su YouTube. Dice, ma come su YouTube? Sì, su YouTube. Io da molti anni porto avanti questa idea, fin qua è vincente, i video vanno memorizzati su YouTube. Questo è un piccolo corso gratuito che vi faccio. L'importante, dovete ricordarvi, che l'account che utilizzate per fare i video su YouTube, dovete memorizzare il video e dare come visualizzazione privata. Se voi date visualizzazione privata, solo e esclusivamente chi accede tramite l'account potrà vedere il video, anche se voi mandate il video a qualcuno, se non è l'account stesso, se mettete privato, non può vederlo. Può vederlo solo se lo mettete come solo link, non in elenco, perché là in quel caso se mandate il link lo può vedere. Come fare poi ad aggiungere delle persone di fiducia, che possono essere vostri familiari o contatto, per vedere quei video? Dovete aggiungere l'indirizzo email della persona che volete aggiungere. Quindi, come vedete, YouTube vi dà degli strumenti gratuiti per archiviare i vostri dati. Qualcuno mi dice, ah, ma guarda, ci hai parlato un paio di anni fa anche di Amazon, dava la possibilità gratuitamente di archiviare illimitatamente foto. Confermo. Tuttavia, pochi ancora lo sanno, ma diventerà pubblico, anche se Amazon già l'ha abbastanza anche reclamizzato, dal 31 dicembre del prossimo anno questo servizio slitterà, perché Amazon ha venduto i server AWS che si occupavano di fare questo. Probabilmente ci sarà un'azienda terza, che poi sarà sempre Amazon, parliamoci chiaro, che darà questi servizi sicuramente a pagamento. Quindi entro il 31 dicembre del prossimo anno dovremo scaricare tutto dai server AWS e masterizzarli da qualche parte. Io ho diversi terabyte di foto e quindi dovrò comprare ulteriore disk. Va bene, per avere questi corsi, queste guide, queste cose, io ne faccio parecchie, le trovate sia sul mio blog sicuro, ma le trovate anche su TikTok, nel mio canale salvorusso75 mi trovate, faccio queste spiegazioni, questi video. Va bene, sono stato abbastanza lungo e noioso, me ne vado a lavorare, oggi giornata molto intensa e complessa. Ciao a tutte e a tutti da Salvorusso.